salutare i nostri amici stranieri. Bonsoir à tous les gens qui parlent français, les francophones, les amis de l'Afrique francophone. Merci à tous ceux qui sont venus pour ce festival. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Bienvenue. Thank you for coming for this festival. We're very happy to have you and very proud to celebrate African cinema in English and from the English-speaking Africa. Thank you. Mais c'est tout ce que je, toutes les richesses en fait du monde que qui viennent à moi et que je puise comme ça dans tous les parcours, dans tous les voyages, dans tous les vécus en fait. Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ed è importante precisarlo perché col nuovo governo, quindi con la nuova ministra, si è voluto dare ampio spazio e mettere un focus a tutti i diritti umani. Grazie per questa possibilità di aver parlato agli studenti, ed è importante parlare prima di tutto con loro. Guardate che lì il vero scontro adesso sarà in quella generazione. Qualcuno mi ha detto anche, mi ha contestato perché ho detto... dite a chi vi dice che voi siete il futuro del mondo, dite pure, mandate a quel paese chi vi dice questo, perché non c'è nessun futuro del mondo, siete l'unico presente che abbiamo. Immagini abbastanza provocatorie, perché fare un film... Così, pourquoi faire un film avec ce thème? Pourquoi tu as choisi ce thème-là parmi les autres? Et j'ai pensé que la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est de le mettre à la place pour pouvoir se sentir un peu, un tant soit peu, parce que dans Africa Paradis, ce n'est pas un film revanchard, donc c'est très très gentil par rapport à la réalité que nous, nous vivons et en Europe. Parce que le mode meilleur pour capire cette réalité est quello di mettersi nei panni. Di questa situazione in Africa Paradis io sono stato anche molto morbido perché la realtà è molto molto più dura. Je vous remercie de votre proposition. Je vous en prie. Ormai l'Africa è in mezzo a noi e la vediamo nelle nostre strade, nella nostra città, nelle nostre fabbriche, nelle nostre strade. E con questo festival entra anche nei luoghi di divertimento, nelle sale cinematografiche, e questi mondi e queste persone che spesso noi e la politica bollano come extracomunitarie, prendono invece forma sullo schermo come uomini e donne pieni di dignità, riempiendo i nostri sensi di suoni, colori, emozioni. Allo stesso tempo sono i testimoni di un grido e della rabbia delle problematiche che sembrano non avere speranza. Grazie a voi.